Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora vi devo fare ancora gli auguri di un Natale trascorso 25 miliardi di anni fa, di un buon anno che è iniziato da 15 giorni, complimenti. No, niente, non ho avuto sinceramente il tempo di mettermi seduta per registrare un video, due video di auguri, perché ovviamente durante le vacanze è ritornata mia sorella, tante cose da fare, poi ho avuto anche l'influenza che mi è durata una settimana, un incubo, non finiva più. Comunque, ho ancora i postumi, sta tosse che non se ne vuole più andare. Oggi video di recensione, ho diverse cose, credo di riuscire a mettere tutto in un solo video. Spero di non farlo troppo lungo. Allora, la prima cosa di cui voglio parlarvi è questa cipria della Maybelline Affiniton, credo che si pronunci così, cipria uniformante e performatrice. Io ce l'ho nella colorazione 42 Dark Beige. Questa mi è stata regalata un po' di tempo fa da una mia amica, solo che avevo già aperto un'altra, quindi questa l'ho tenuta conservata. La confezione è di queste, una cipria compatta, ups, ecco qua, ha il suo piumino che è sporco perché l'ho utilizzato, un bello specchio, non mi voglio accecare, e qua c'è la cialda da 9 grammi. Il colore, come detto, è dark beige, è un pochino scuro per me. Questa è la sua colorazione, è un pochino scura. Utilizzata con il suo piumino sul viso si vede che non è la mia colorazione, ma io di solito la utilizzo con un bel pennellazzo grande, prendo e applico. Ha un colore, quindi il fondotinta che utilizzo sotto viene leggermente modificato, però non più di tanto. Fa durare il fondotinta relativamente di più. È una cipria che matifica abbastanza bene, anche messa, scusate, anche messa solo col pennello. Ho un po' di difficoltà al di sotto delle occhiaie per il fatto che se la prendo con il suo piumino mi colora leggermente il contorno occhi. Io quindi lo prendo con un pennello un pochino più piccino, tipo un pennello da sfumatura, e la vado ad applicare sul contorno dove ho applicato il correttore per le occhiaie. Per il resto ha un odore di cipria. È comoda da portare anche in giro perché essendo compatta, ovviamente scoperta dell'acqua calda, è comoda. Cosa dire più? Mi sta soddisfacendo, non so quanto durerà. Comunque io non uso cipria tutti i giorni, però mi sta piacendo. Eyeliner della Kiotis Paris nel numero Noir, sono 2,5 ml di prodotto. Il prodotto si presenta in questa confezione, questo è tutto il pennellino e questo è il contenitore. È un pochino sporco. Allora, il pennellino è di quelli là duri, questo è il suo pennellino, è duro. La colorazione dovrebbe essere nera, ma non è un colore nero 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 carbone, è un grigio molto scuro con dei glitter, quindi questa cosa mi ha un attimo dispiaciuto, nel senso che io volevo un prodotto nero, un eyeliner nero. Invece mi sono ritrovata con un eyeliner grigino, nero grigiolino con dei glitter. I glitter lasciano un po' di luce, quindi aiutano a dare all'occhio uno sbrillio, una luce un po' particolare, però non era quello che io desideravo. Ci sono rimasta un pochino male, perché di solito i prodotti della Kiotis mi soddisfano sempre molto. Però veramente uno dice uffa, che pizza. Sto leggendo le mie note sui miei foglietti.
È un eyeliner che non sbava, è un eyeliner che resiste super giù 6 ore. Dopo 6 ore la codina, non tanto proprio la codina quanto il pezzettino colorato vicino alle ciglia nella parte finale, iniziano a scolorire ancora di più e poi scompare. Quindi non è un prodotto che consiglio, ci sono rimasta un pochino male. No, non mi è piaciuto. Per niente, no. Mi ricordo che quando feci vedere l'acquisto di questo prodotto, che poi ho accantonato perché avevo da poco iniziato un altro eyeliner, una mia iscritta, se non sbaglio è Rosy, se sei tu conferma, mi chiese com'era questo prodotto. Io avevo provato la stessa confezione però di mia zia, quindi a casa della nonna. Non lo so, mi sembrava più nero, perciò l'avevo acquistato. Però forse è cannato la mia confezione, non so, non vi saprei dire. La mia confezione non mi piace. Fondotinta in provetta della Lepo, Bio Makeup, fondotinta al burro di karité, olio di mandorle dolce, olio di jojoba bio, certificato EcoCert. Senza parabeni, al 98,8% il totale ingredienti sono di origine naturale, il 10% del totale degli ingredienti sono prodotti da agricoltura biologica, cosmetico naturale biologico certificato da EcoCert Green Life, secondo il disciplinare EcoCert disponibile. Avevo due confezioni di questo campioncino. Uno nella colazione 10 e l'altro ho buttato il campioncino nella colazione 9. Però le colazioni dispari sono sottotono rosa, se non erro le colazioni pari sono a sottotono giallo, sì. Allora è un prodotto corposissimo, essendoci all'interno il burro di karité, l'olio di mandorle dolci e l'olio di jojoba, quindi è un prodotto che si sente. È il classico fondotinta difficile un attimo da stendere. Ci vuole un attimo di accortezza io lo steso sempre con le mani per stenderlo bene e evitare che si vedano gli stacchi, eccetera. Ha una coperenza altissima, sia il contorno occhi, quindi le occhiaie sono coperte molto bene, le varie imperfezioni sono coperta senza necessitare di un correttore al di sopra e ha una resistenza eccezionale, anche essendo un prodotto bio, quindi senza schifezze che si aggrappano al viso, ha una resistenza altissima. Mi è durato anche 10-12 ore, l'ho tenuto su e quando l'ho struccato, ora là ero ancora corretta nel contorno occhi, ero ancora corretta sulle imperfezioni. Scusatemi. L'unica pecca, non sono più abituata ai fondotinta troppo troppo corposi, quindi però come si può dire? È un fondotinta dalle classiche, tipo un classico fondotinta da profumeria, però è bio, mi è piaciuto. Allora, confezione da viaggio mi è stata data dall'AXA, però l'ho visto simile a questi qua, cioè anche con gli stessi ingredienti, l'ho visto un pochino dappertutto, sia nei negozi 50 centesimi. Se non erro, no, quello di Acquestabon è differente, però si trovano. Mi sono trovata benissimo. La cosa che mi è piaciuta di più, tolgo un attimo tutti i contenitori e poi li faccio vedere, è ovviamente la bustina che è gigantesca. Sono stata in vacanza inizi di dicembre e ho portato questa come borsa da liquidi per viaggiare in aereo ed è rientra negli standard dei centimetri, eccetera, però ha anche uno spessore. Io, per esempio, ho quella della Sephora che sembra simile come quantitativo, però
non ha questo bello spessore, quindi riesco a mettere meno cose. Qua c'ho infilzato di tutto. All'interno ci sono due contenitori, per me troppo grandi. Qua c'è ancora il residuo di crema del viaggio, che ora sto portando in palestra per evitare di fare un altro travasino, eccetera. Lo lascio qua dentro. Faccio vedere questo pulito. Il tappo è di quelli clip flap e la plastica è molto dura, quindi all'interno vi consiglio di inserire prodotti molto liquidi. La crema che ho inserito all'interno è una crema liquida, e la crema, ce l'ho là, ghiaccio della Biblos. Vi lascio il link che vi riporta alla recensione della crema per far vedere che è una crema molto liquida, quindi all'interno di questi contenitori belli duri non dà nessunissimo problema. L'apertura clip clap è molto igienica, a me è piaciuta tantissimo. Altro contenitore che c'è all'interno è un classico spruzzino, sempre molto capiente, è uno spruzzino. Io all'interno ci ho messo, c'è uno schiarente per capelli, perché lo lascio in bagno, invece di tenermi la confezione grossa lo travaso, è più comodo anche da utilizzare sui capelli. Come i contenitori, questo qua, anche qua la plastica è molto dura. Poi c'erano due contenitori giganteschi per creme, io questi non li utilizzerò mai, no. L'ho portato in vacanza, ma ci ho messo la crema a piedi per avere più quantitativo. Questi sono da 50 ml. Una crema a piedi si può inserire. Già una crema a viso non conviene più, perché si spreca spazio. E infine c'era un piccolo imbutino che non ho mai utilizzato. Se avevo una nipotina, ora gliela devo per Barbie. Però è simpatico. In generale mi è piaciuta tantissimo la pochette, un pochino meno i contenitori per viaggiare, ma per utilizzarli in casa sono comodi, anche in palestra. Poi, prodotto Yves Rocher, della linea Bellezza delle Mani, crema sublimatrice 2 in 1, mani e unghie, all'arnica bio. Allora, un trattamento sublimatore dona bellezza e protezione a mani e unghie, levigando la pelle, risvegliandone la luminosità. Applicare quotidianamente, vabbè. Allora, il profumo è... Scusate. Ho una sola narice aperta, quindi è un attimo difficile. Allora, la cosa che non mi è piaciuta di questo prodotto è l'odore, è troppo forte e rimane sulle mani in modo eccessivo per un tempo troppo prolungato, quindi io la sera ho difficoltà a mettere la mano e andare a dormire, perché poi sotto le lenzuola sento questo odore di arnica che è troppo dura, mi dà fastidio al naso, quindi lo metto quando so che, non so, devo uscire, quindi tra i vari odori del mondo lei non mi dà fastidio. Mi è piaciuta per il trattamento alle cuticole, perché è molto, non è neanche troppo corposa. Ora ve la faccio vedere, non è troppo corposa, è comunque leggera, però riesce bene ad ammorbidirmi. Ovviamente mi dona le mani una morbidezza eccezionale, e è anche comoda. Io la passo anche così sulle cuticole, tenere a bada le cuticole che non diventano troppo dure. Comunque mi è piaciuta molto, la sto utilizzando con piacere, tranne l'odore, perché è troppo forte. Ora sentirò per almeno una mezz'oretta questo odore che mi entra nel naso. Prodotto Debbie, l'eye primer. Allora, sono 10 ml di prodotto e la base per ombretto. Il prodotto si presenta bianco, eccolo qua, poi una volta steso diventa trasparente e no, quindi non va a correggere le discromie che si hanno sulla palpebra. Ovviamente è un agglomerato di siliconi per far aderire bene l'ombretto alla palpebra. Questo prodotto non mi è piaciuto, leviga bene la palpebra, questo sì, perché è pieno di siliconi, ma la resa
degli ombretti non viene per niente migliorata dall'applicazione di questo prodotto. Probabilmente dura mezz'ora di più, ma comunque poi alla fine mi rientra nelle pieghette e a fine serata l'ombretto non è più così bello vivido come appena applicato. Mi piace, non ha, avendo colore, mi piace anche metterlo sulle sopracciglia quando poi vado a per far reggere un pochino di più l'ombretto che uso per per colorare e riempire i vari buchetti delle sopracciglia. Probabilmente questo è l'unico scopo migliore che ha. Come base per gli ombretti non mi è piaciuto. Ora ci metterò una vita a finirlo, però piano piano per avere un effetto vibrante devo mettere al di sopra di lui un ombretto in crema dello stesso colore poi dell'ombretto per far diventare più brillanti i colori. No, non mi è piaciuto. Io crema della Garnier Bioactive efficacia approvata, crema protettiva 24, idratante 24 ore, certificato EcoCert, aloe vera emolliente per pelli normali o miste, senza parabeni, profumi di origine naturale, qualità e tracciabilità degli ingredienti certificati bio. Il prodotto si presenta in una confezione a splash, sono 50 ml, ha un odore delicato di aloe vera, la crema sta pure per finire, devo comprarmi la crema. La crema è biancastra, molto leggera. Leggera sì, ma ha un attimo, bisogna un attimo per assorbirsi, quindi è possibile fare vari massaggini per riattivare la circolazione della pelle e del viso, però dopo qualche minuto il prodotto è assorbito, rimane. La pelle rimane molto morbida, luminosa. Mi sta piacendo molto questa crema. È una crema molto leggera, però è idratante. Ha un buon profumo. Poi sono contenta che la Garnier si stia dando, non voglio dire al bio, però almeno cerca di inserire all'interno prodotti. Comunque EcoCert non è una certificazione della ditta, quindi un attimo di serietà tra virgolette gliela voglio dare e mi sta piacendo questa crema è un passaggio piacevole la mattina mettersi questa crema, a me piace molto quando la passo, ho avuto il raffreddore, ho ancora il raffreddore, quindi comunque ho la pelle un pochino rovinata e con l'uso costante di una crema di questa crema, quindi comunque una crema idratante, le pellicine e tutto il resto si stanno mano a mano riidratando e ovviamente faccio gli scrub per togliere le pellicine morte, però questa crema mi aiuta, mi dà un'idratazione per un periodo molto prolungato. Buona. Allora, matita contorno labbra della Pupa nella colorazione 28, la linea si chiama True Lips, è una colorazione arancione, è una botta di colore, è un pop di colore esagerato, eccola qua, è molto morbida come matita, è una matita a labbra molto sfumabile, dall'effetto quasi semi opaco, non del tutto opaco. Non mi è piaciuta molto utilizzata come contorno esterno, tipo quegli effetti che si faceva un po' di tempo fa, il contorno colorato leggermente sfumato con il gloss per dare un effetto meno colore pieno, perché comunque è un bel colore strong, è molto pom sulle labbra. Però utilizzata contorno labbra, sfumata all'interno e applicato un gloss o anche un burro cacao, l'effetto è ho mangiato pasta al sugo e non mi sono pulita, quindi non mi è piaciuto. Mi è piaciuta molto come base, quindi colorata tutte le labbra su un gloss, un burro cacao,
L'effetto regge e non è effetto sugo. Forse l'applicazione migliore è solo lei, contorno, colore ed è un rossetto arancione straordinario. È un effetto veramente, per qualcuno un pochino troppo, però mi è piaciuta tanto, l'ho utilizzata con una semplice, avevo solo mascara sugli occhi, neanche la linea di eyeliner, solo mascara, pelle molto opaca, questa sulle labbra, stupenda. E anche una resistenza, nel senso io l'ho, vabbè, quando l'ho messa, la prima volta l'ho messa, sono andata a mangiarmi una pizza, quindi ovviamente ti pulisci e il prodotto va via. Però quando l'ho utilizzato e non ho mangiato, non ho fatto cena, ma ho spuzzicato così, ho bevuto un po' di cose, il prodotto è rimasto. Mi è piaciuta tantissimo come rossetto da solo. Con un gloss sopra, perde di colore vibrante, però l'effetto comunque è ancora carino. Solo come contorno, scordatevelo, è terrificante. Kiko Nail Cuticle Scrub and Care Pen è un trattamento esfoliante per le cuticole a penna. Il prodotto si presenta in una penna bianca, su ha il tappino e l'applicatore spugnoso, dove si presenta un buchino, sotto si gira e esce un pochino di prodotto che va applicato nel giro cuticole e io prima lo massaggio e poi vado a spingere all'interno, grazie tappino, spingere verso la base dell'unghie e poi a ripulire portando verso gli esterni ciò che ho tolto. E ripasso, visto che è anche curativa, quindi c'è anche un'azione emolliente, ripasso il giro cuticole per dare un po' di idratazione al giro cuticole. Lo sto utilizzando da quasi un mese e le mie cuticole sono molto idratate, ce ne sono di meno. Faccio una pulizia di cuticole una volta a settimana quando ovviamente rimetto lo smalto. Ora che sto usando questo prodotto, ho deciso di non utilizzare più, io utilizzo l'olio extravergine d'oliva con un po' di sale fino per farmi un piccolo scrub fatto in casa e scrubbare e nutrire allo stesso tempo, però visto che avevo comprato questa penna, ho deciso di abbandonare quel metodo finché la penna è ancora disponibile e vedere un po' come si comporta. L'effetto è di unghia bella pulita, preferisco l'effetto tra virgolette fatto in casa perché è molto più comodo, ne faccio un pochino di più, quindi dopo posso anche scrabbarmi le mani. Qua sono 2,2 grammi, forse l'ho pagato più di 5 euro, un attimino, però l'effetto è gradevole, è un extra che si può fare ed è efficace ed efficiente. Mi è piaciuta questa pennina Essence. Allora, questi qua sono i cerottini di detersione per il viso e per il naso, la nuova versione. Ho utilizzato i prodotti un paio di volte, quindi mi è rimasto una sola applicazione da fare perché all'interno ce ne sono tre. Nella confezione, quella per il viso, all'interno di ogni bustina ce ne sono due, quindi uno potrebbe anche utilizzare un triangolino alla volta e fare invece di tre applicazioni, sei applicazioni, però io li metto, non li uso qua, li applico un triangolino su questo lato e un triangolino su quest'altro lato perché qua è dove mi si concentrano di più i punti neri. Io già usavo questi prodotti della Essence nella vecchia versione, già allora mi piacevano tantissimo, erano tra quelli che avevo usato dall'età adolescenziale ad oggi più efficaci. Io faccio un bagno di vapore oppure dopo la doccia, il bagno, un piccolo scrub, applico questi prodotti, 15 minuti, vado a strappare e non vi dico che cosa ci sta sopra di me. Ai cerottini sorvoliamo, lo faccio ogni 15 giorni più o meno, non sempre perché non sempre ho questi prodotti a casa,
Comunque mi sono piaciuti molto, sia la versione vecchia che questa nuova, molto efficaci. Provina di profumo della Kenzo Jeu d'Amour. Guardate le labbra della modella che hanno scelto, sono bellissime, un colore stupendo. Allora, il profumo mi è piaciuto, su giù nell'info box vi inserisco accanto alla descrizione, al nominativo esatto del prodotto, la descrizione delle varie note, perché sinceramente non me le ricordo, non sono un'appassionata di profumi, quindi non me li studio, molti prodotti mi fanno allergia, molti profumi mi fanno allergia, quindi io non ho un profumo, non uso profumi, quando ho il campioncino, in modo molto, con i piedi di piombo, cerco di provarlo, prima lo provo sui vestiti, quindi le prime applicazioni non sono mai a contatto con la pelle, piano piano provo all'interno del polso e qualche spruzzata alla fine riesco a darla anche sul collo se non mi fa allergia sul polso. L'unica cosa che posso dire di questo prodotto, uno, il profumo mi piace molto, sono delle note molto, molto piacevoli, anche il profumo che si dispande e quindi è a contatto con il resto del mondo, tra virgolette, è piacevole. Mi sono detto che il profumo mi stava bene, non mi ha fatto allergia. È un'altra cosa, per me dura un pochino poco, nel senso, dopo 5 ore, se chiedo al mio fidanzato di sentire se c'è il profumo, mi dice di no. Mi è capitato di chiederglielo dopo 5 ore, però non vi saprei dire quanto effettivamente mi duri addosso. Questo è uno dei parfum, quindi dovrebbe durare di più, ma io al naso dopo un paio d'ore non lo sento più. Dopo 5 ore neanche il mio fidanzato più lo sentiva al polso. L'ultimo prodotto, le nuove salviette struccanti della Fria, rivitalizzanti, astringenti e rinfrescanti, puro cotone di origine naturale, con innovativo complesso peptidico contro borse occhiaie all'acido ialuronico e vitamina E, senza parabeni. No, se c'è scritto qualche altra cosa. Le nuovissime salviette Fria struccanti occhi sono state appositamente studiate per struccare facilmente e velocemente gli occhi e la loro zona dedicata. Allora, la salvietta non è molto grande, è rettangolare, più o meno così grande, è bella impregnata di prodotto e strucca efficacemente mascara, ombretti scuri, ombretti per le sopracciglia, matite nere, eyeliner. Io ho struccato anche il viso, perché poi me lo sono portata in vacanza, essendo una confezione molto piccolina. Mi ha struccato anche il viso, mi ha struccato anche le labbra quando ho messo la matita della pupa, perché rimane un pochino il colore sulle labbra. È un prodotto efficace, non so bene come vada per le borse occhiaie, però mi è piaciuto, strucca bene, ha un buon odore, si sente ancora nella bustina. Le prime 3-4 che ho sfilato sono venute, tipo la prima con la seconda venuta insieme, poi l'ha fatto un paio di volte questo scherzetto. Però nel complesso sono delle salviette buone, belle, impregne di prodotto fino alla fine, ben nominati. E la plastichina qui che chiude il coperchietto di plastica ha aderito bene alla confezione per tutto il tempo che lo utilizzate, quindi mi sono piaciute. Oddio, volevo fare un video corto, invece è venuto lunghissimo, vabbè, ho parlato di diverse cose, volevo fare due video, vabbè, non fa niente. Oddio, chiedo scusa ancora per questa tosse.
Spero che la prossima volta che ci vediamo riesca a parlare un pochino meglio, senza naso otturato, senza questa tosse. Io vi mando un grosso bacio e ancora buon inizio anno e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!